Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi porto una mattinata con me al maneggio, perché appunto sto andando su da Bull e sono tipo le 8:50 e nulla, quindi mi faceva piacere portarvi con me. E oggi è nuvoloso, non è tanto caldo, però insomma si sta bene, cioè nel senso con la felpa, il pile, eccetera, eccetera, si sta bene. E nulla, quindi adesso vi volevo far vedere una cosa che ho acquistato che amo e ho tipo ricercato per non so quanti mesi insieme al mio ragazzo e alla fine infatti me l'ha regalato lui, infatti bisogna ringraziare lui, sì, ho questa cosa. E praticamente l'ho cercata in lungo e in largo ovunque e non riuscivo a trovare un sito affidabile, che poi alla fine comunque sono andata un po' a occhi chiusi, perché comunque anche se questo sito appunto aveva tantissimi follower e tantissime recensioni positive, comunque è costato tipo 98 euro con la spedizione, questa cosa, quindi comunque non ero proprio sicura che sarebbe stato come me lo immaginavo io, però insomma alla fine è andata bene e è veramente molto molto bello. Adesso l'ho messo, ieri l'ho tutto spruzzato con il disinfettante, l'ho messo fuori a prendere aria, adesso sta sullo studio che non usa nessuno a finire la sua quarantena, diciamo. Sì, sono un po' esaurita, però mi fa sentire meglio, quindi lo faccio e via. E adesso ve lo faccio vedere. Comunque, niente, non fate caso al mio diamantino qui, ma è praticamente quella patch che mi metto di solito per i brufoli, e sono riuscita a farmeli passare tutti da queste parti, però appunto ci sto ancora lavorando, perché se metto la mascherina è proprio mi si scatenano, anche se appunto mi detergo il viso, faccio tutte le cose che devo fare insomma. E nulla, comunque stavo pensando che mi sono rotta di questi orecchini, le volevo cambiare però non so quali prendere. E più che altro non ho soldi da spendere al momento. E niente, quindi adesso vi faccio vedere la cosa che ho preso e poi andiamo da Bull. E basta. Che altro vi volevo dire? Che altro vi volevo dire? Non lo so. Niente, volevo far vedere com'ero vestita oggi. Solo che devo accendere un po' più di luce perché così non vedete assolutamente niente, a parte appunto Right to be Free, che come dicevo ieri nelle storie, non fate caso alla mia felpa, perché appunto, innanzitutto vi lascio il link come sempre qui sotto per acquistarle con il 10% di sconto, e vi dicevo che appunto non fate caso alla mia felpa, perché appunto io questa l'ho lavata male, diciamo, in realtà no, l'ho messa sull'asciugatrice. Io, premettendo, ho sempre messo tutte le cose sull'asciugatrice, non mi si sono mai rovinate di appunto di Right to be Free. Mentre questa volta, appunto, al primo lavaggio, la prima volta messa nell'asciugatrice, si è praticamente scolorita tutta. Quindi mi raccomando, se l'acquistate, non mettetele nell'asciugatrice, cioè c'è proprio un metodo giusto per lavarle e farle rimanere appunto in buona qualità. Comunque adesso basta le chiacchiere perché sennò faccio tardissimo. E io direi che è ora di andare e vi faccio vedere il look of the day. Allora, questo è il mio look appunto. Ho la felpa Right to be Free, i jeans e poi appunto al maneggio mi cambierò le scarpe e mi metterò i miei soliti stivali. Non fate caso ai panni che devo mettere a posto, ma... Shh. E poi lì c'è Baltissimo che sta facendo stretching. E nulla, adesso io vado. Ah, vi faccio vedere la cosa che ho preso. Allora, la cosa che ho preso è questo meraviglioso... Balto? Aspetta. Questo meraviglioso giacchetto. E non vi dico quanto tempo l'ho cercato, ma è stupendo, veramente lo amo. Bellissimo! Non so se si vede bene, infatti ora alzerò un po' più la luminosità così siamo sicuri che... Cioè, allora, praticamente qui sembra tipo scamosciato, poi qui è tipo cucito all'uncinetto, sembra, e sotto è sempre scamosciato, e l'ho preso con questa variazione dei due colori, nero e marroncino. Bello! E niente. Allora, sono arrivata al maneggio, mi sto andando a mettere, come si dice? Aspettate che se non mi vedete. Mi sto andando a mettere le scarpe, così poi andiamo a togliere la coperta a bulle insieme. E poi lo portiamo al lavaggio, lo prepariamo, così può essere mosso.
Buongiorno, mio amore, buongiorno. Sei tutto scapigliato stamattina? Tutto scapigliato? Cioè, quanto è schifoso. Anche con la coperta. Iniziamo a pulirlo, va? Bubi, sei pronto, amore? Quanto siamo belli! Allora, siamo qui ad aspettare perché non è ancora pronto. Cioè, lui è pronto, però. E niente, quindi adesso aspettiamo. Vero, Bubi? E niente, lui, io l'ho sellato, è pronto per andare. Qui appunto dicevo è macchiato dal betadine perché ha fatto il prelievo del sangue e delle urine perché appunto dei giorni faceva troppa pipì per essere normale, soprattutto quando veniva mosso, diciamo. Ieri in realtà normale, non ha fatto nessuna pipì a parte quando rientra in box, ma quello lo fa sempre. E praticamente questo è quanto. Quindi adesso stiamo aspettando le risposte. È per quello che martedì non ho fatto nessun video perché appunto sono venuta su tra che prendevo le urine e tutto, non vi dico i problemi che si sono creati. E quindi ecco, adesso mi sa che io lo monto, intanto l'aspetto. Intanto lo passeggio un po', mi sa proprio di sì. Quanto suda. Adesso io tolgo tutto, gli metto subito il pile, così si asciuga e poi l'ho passeggiato. Cioè, pensate se non l'avevo passeggiato quello che poteva essere. E l'ho portato un po' in giro per il maneggio, l'ho passeggiato un po' dentro. Ecco, adesso si sgrulla. Vado a prendere il pile prima che prenda freddo. Allora, pile messo, guardate che figo con questo pile. Stanno io sta bene, l'anno scorso era tipo gigante. Adesso gli tolgo le protezioni, gli lavo tutti i piedini, eccetera, eccetera. E poi lo faccio un po' mangiare, finito asciugà, vero amore? E poi gli facciamo il pastone e poi torniamo a casa. Bambino,
Cambio pile, ora andiamo a mangiare un po' d'erba perché ancora è fradicio praticamente. Guardate, per questo lo voglio sosare, solo per questo. Cioè, non so se mi spiego. E già siamo di qui da mezz'ora. Qua, questo è il pile di Seljay, che gli sta bene, dai. Non è eccessivamente grande, solo davanti. Allora, ho fatto il passone nucleo e... sì, il passone, vabbè, ho messo il nucleo e il mangime. E poi dovrò mettere a posto tutto questo mio casino. E poi posso andare a casa. Allora, mi ha chiamato la veterinaria, soltanto che poi si è interrotta la chiamata perché non gli prendeva bene. Quindi praticamente, da quello che ho capito per il momento, poi vi dirò meglio, sul sangue non ha trovato nulla, però sulle urine sì, quindi sicuramente dovrà fare un antibiotico. Però appena so bene che mi richiama e so bene quello che è, vi spiego meglio. Io, ragazzi, non ho parole, veramente. Cioè, boh, ogni settimana c'ho un pensiero diverso. Vabbè, lasciamo perdere, va? Comunque, sono tornata a casa, appunto, come potete ben vedere, mi sono fatta la doccia. E mi ha richiamato la veterinaria e mi ha detto che praticamente nell'esame del sangue non ha trovato nulla, mentre nelle urine ha trovato un po' di globuli bianchi e delle proteine. Quindi questo vuol dire che c'è un'infezione. E oggi facevo analizzare meglio appunto le urine per capire appunto se è un'infezione nei reni oppure nella vescica, e per poi appunto darmi la cura, però sicuramente dovrà fare un antibiotico, ecco. Però insomma, ve lo volevo dire intanto su questo video, poi ovviamente vi terrò aggiornati più su Instagram, infatti andatemi a seguire. E nulla, io penso che posso concludere qui questo video. Oggi non è stata una gran giornatona, però ecco. E nulla, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like per questo video se non l'avete ancora fatto. E basta, nulla, io vi aspetto al prossimo video, ciao!